E veniamo ora alle indagini sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio e la presunta trattativa tra lo Stato e la mafia. Nei giorni scorsi si è parlato di un misterioso agente dei servizi dal volto deformato. Massimo Ciancimino, figlio di Vito, l'ex sindaco di Palermo condannato per mafia, conferma di aver avuto contatti con agenti dei servizi segreti e dice in un'intervista al TG3: ho parlato con una persona dal volto deformato. Vediamo il servizio di Fabrizio Feo. Ho sempre accettato i pregiudizi verso di me, verso quello che diceva. Ho sempre giustificato critiche, incertezze e dubbi. Da ieri, mio malgrado, ho preso atto che si è passato all'insulto personale. La prova non la fa Ciancimino. Ciancimino dà notizie, dà documentazione. È compito dei magistrati stabilirne la veridicità, l'attendibilità. Il procuratore generale di Caltanissetta ieri aveva definito Massimo Ciancimino persona equivoca, sortita singolare, arrivata oltretutto nel bel mezzo di delicate inchieste. A Massimo Ciancimino questo non va proprio giù. Condannato per aver riciclato parte del tesoro lasciatogli dal padre, Don Vito, ex sindaco ed ex assessore di Palermo, corleonese di nascita, Massimo Ciancimino è figura chiave di indagini a Palermo, Catania, Caltanissetta, Firenze, sulle stragi del 92 e 93, sul riciclaggio di denaro e tangenti, sulla trattativa mafia-stato, sia come testimone diretto che per i documenti, le confidenze affidategli dal padre. Di fatto sono stato il primo a parlare di anomalia. Ho detto che secondo me l'omicidio Borsellino aveva anche altre regie, altre cose. Per cui adesso, se questo può aiutare. Lui, suo padre, in contatto con Provenzano, avrebbero avuto un ruolo anche nell'individuazione dell'area in cui si nascondeva Riina. Posso confermare questo, che mi è stato dato della documentazione inerente all'individuazione di Totorina, sia in piantina, sia in utenze sia telefoniche che dell'acqua. Mi è stata data, ha fatto un percorso e poi è ritornata nei loro mani. Non mi chieda il percorso perché non posso rispondere. Quando allora Capitano De Donno mi disse se volevo mettere un tassello a favore del mio cognome, per qualcosa che avesse potuto quantomeno dire anche poco di positivo riguardante il mio cognome, lo potevo fare. E nel 92, mi creda, non era facile convincere mio padre. E non era il clima di oggi, di tante belle organizzazioni a Dio Pizzo, era un clima difficile. I magistrati saltavano per aria con intere autostrade, saltavano agenti delle scorte, saltava tutto. Nonostante questo, e nel 92 non avevo processi. Via di San Sebastianello numero 9. Questa era l'abitazione di Don Vito Ciancimino, l'ex sindaco di Palermo, qui a Roma. Un'abitazione in una zona centralissima, siamo a due passi da Piazza di Spagna, ma comunque molto riservata. E sì, perché Don Vito qui incontrava personaggi importanti. C'è venuto perfino Provenzano, c'è venuto Riina. Oggi c'è l'ansia del papello sì, papello no. Ho sempre detto che dalle grandi aspettative possono nascere grandi delusioni. Ha consegnato ai magistrati il memoriale di suo padre, dove compaiono rivelazioni importanti e gravi. Pure tutti si chiedono se consegnerà il famoso quelle richieste di Cosa Nostra allo Stato o se lo ha già consegnato. Io rispondo a domande e porto documentazione alle mie richieste. Ribadisco che non ho mai avuto e non avrò mai, se continueranno i miei rapporti, atteggiamenti omertosi. E c'è poi l'agente dei servizi chiamato Carlo, che aveva contatti con Don Vito Ciancimino, presente sulla scena di molti intrighi e delitti palermitani, in prima fila o dietro le quinte, come un altro personaggio dal viso deformato. Massimo Ciancimino li ha incontrati. Ho parlato di una persona con una malformazione al viso, insomma, etichettarla col nome mostro fa parte quella un po' del vostro linguaggio giornalistico come papello, trattative, insomma, era un personaggio con una malformazione che girava anche all'entourage di Carlo, robe varie, però altro non posso dire.